Avvocati sotto attacco, questo è il titolo del forum che si è svolto ieri nel nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli, organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e in collaborazione con l'Ordine dei Giornalisti della Campania. Al centro del dibattito c'è stato il lavoro di monitoraggio da parte della Commissione Diritti Umani dell'Ordine degli Avvocati sugli attacchi nel mondo ad avvocati e giornalisti, partendo dal massacro avvenuto 2 mesi fa a Quetta, in Pakistan, quando furono uccisi 70 tra avvocati e giornalisti mentre erano in ospedale ad onorare la salma del presidente dell'Ordine degli Avvocati pakistani, barbaramente ucciso. Da qualche giorno Abdul Fayyaz, presidente nazionale dell'Ordine degli Avvocati Pakistani, un giornalista Mayazzazi e l'avvocato Bahir Khan sono ospiti dei colleghi napoletani. Accompagnati in visite guidate nei palazzi storici di Napoli, sono stati protagonisti della tavola rotonda di ieri per dibattere con l'avvocatura e la stampa napoletana sulla difesa delle libertà fondamentali, alla luce soprattutto del nuovo sanguinoso attacco contro la polizia pakistana avvenuto ancora a Quetta. All'incontro è intervenuto Armando Rossi, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Napoli. Il Consiglio Nazionale Forense, ma anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli, ha creato una commissione di diritti umani e si occupa appunto di tutela dei diritti fondamentali non soltanto in tutto il mondo, ma anche in Europa, ma anche nella stessa Italia. Noi siamo molto attenti a tutelare il diritto di difesa perché crediamo che il principale diritto fondamentale da tutelare sia quello appunto il diritto della difesa, senza il quale il cittadino non può avere giustizia e non ci può essere un paese democratico senza diritto di difesa. Abbiamo ascoltato anche Francesco Caia, presidente Commissione Diritti Umani e Rapporti con il Mediterraneo del Consiglio Nazionale Forense. Noi abbiamo formato a livello internazionale un osservatorio di avvocati in pericolo, colleghi francesi e spagnoli, assieme anche ai colleghi napoletani, per difendere l'avvocatura in tutto il mondo, non come dato di categoria, perché difendere l'avvocato vuol dire difendere i diritti dei cittadini in ogni parte del mondo e difendere quindi le democrazie. E tanto, purtroppo, come in Pakistan, la situazione è in pericolo.